7 agosto 1942. Mia cara Angela, tutte le cose al mondo hanno una fine. È una legge naturale, così anche la quercia è caduta. Con animo addolorato ti comunico la morte del mio colonnello Carretto, avvenuta in un ospedale da campo alle ore 17:55 del giorno 5 del corrente mese. Io ero presente al trapasso e, per dire il vero, eravamo tutti piangenti. Ieri lo abbiamo sepolto tra i suoi bersaglieri caduti nell'ultima battaglia. Sognava tanto la sua casa ed il ritorno nella nostra cara Italia. Il Signore ha voluto così. Si è fatta sempre la sua volontà. Quando ritornerò, ti racconterò tutto con particolari e per ora basta. Il suo grande spirito aleggia fra noi e ci sostiene nella lotta. Bollettino del terzo bersaglieri, chiamato In bocca all'orso, dal Don Donetz. 7 agosto, numero 22. Papà Carretto. Il 2 agosto, mentre ancora una volta ci guidava alla vittoria, il colonnello è stato ferito. Il pomeriggio del giorno 5, nell'ospedale da campo, egli ha chiuso la sua vita terrena. L'eroe della Grande Guerra e d'Africa e di Russia, il quadrato soldato che precedeva reggendo sulle sue vaste spalle il peso della gloria, con sicurezza battagliera, che era la sicurezza di tutti noi, ci ha lasciati. E all'annuncio i feriti del suo reggimento, quelli che avevano sofferto senza un lamento le operazioni più dolorose, singhiozzavano. Tutti singhiozzavano. Sappiano la compagna fedele ed il figlio giovinetto che ognuno dei bersaglieri del terzo piange con essi per la grande perdita e promette di portarne nel proprio cuore il ricordo del fiero comandante. Noi, per celebrarlo, vogliamo qui riportare integralmente il saluto del generale Marazzoni. Meglio e più compiutamente non poteva essere rievocato l'eroe. Il colonnello Aminto Carretto, comandante il terzo reggimento bersaglieri, ferito il giorno 2 scorso mentre in posizione avanzata guidava i suoi battaglioni verso la nuova vittoria, e oggi eroicamente morto in seguito alla ferita riportata. Il suo nobile cuore ha ceduto, il grande cuore di Papà Carretto, dell'indimenticabile comandante del terzo, dell'ardito, del ferito dell'altra grande guerra, 10 volte decorato al valor militare. La sua voce tace, quella che si elevava alta nel comando e si ammorbidiva nella lode. Il suo spirito già spazia nel cielo degli eroi, dei suoi eroi, dei suoi piumetti del Dnipro, di Ulyanovka, di Gorlovka, di Rasipnaya, di stazione Fatovskaya, delle ultime quote conquistate 197, 4, 180. Padre Mazzoni ve lo ha accolto mentre gli eroi delle giornate di Natale montavano il primo turno di guardia al loro grande morto. Celeri della mia divisione, transitate verso l'infinito le spoglie mortali del colonnello Carretto. Sfila innanzi a noi ed è come se l'occhio, pur ora velato dalla morte, ci guardasse uno per uno, come per chiedere a noi di vendicarlo. Alti, elevando il braccio ed il cuore verso il nemico che ancora ci attende, lo promettiamo. Colonnello Carretto, presente!